La scuola calcio elite della Polisportiva Santa Maria è scesa in campo per pulire le spiagge di Castellabate nell'ambito dell'iniziativa nazionale Spiagge e Fondali Puliti promossa da Legambiente. I giovani del club giallorosso, guidati dal presidente Francesco Tavassi, hanno pulito le spiagge di Marina Piccola, dell'Approdo Legatte e del Pozzillo, riempendo i sacchi con rifiuti di ogni genere, soprattutto plastica. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Legambiente Campania, il locale circolo di Legambiente, con il patrocinio del comune di Castellabate. L'iniziativa è solo il primo step di un progetto più ampio che mira a far diventare la società giallorossa con la scuola calcio e la prima squadra sempre più a impatto zero e sostenibile, riducendo in primis il consumo di plastica. Vedere sulle spiagge di questo comune tanti bambini che si adoperano per la pulizia delle spiagge significa trasmettere un messaggio importante anche a noi adulti, che è quello di custodire e tutelare le nostre bellezze, ha sottolineato il sindaco facente funzione Luisa Maiuri. Michele Bonomo, del direttivo nazionale di Legambiente. Ed è particolarmente significativo per il luogo, per il contesto, lo straordinario Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e gli Alburni, ma soprattutto per la presenza di tanti ragazzini, bambini di una scuola calcio. Noi abbiamo proprio voluto fortemente questo incontro, perché riteniamo che innanzitutto le scuole calcio possono diventare anche dei luoghi di formazione di una nuova cittadinanza che abbia al centro l'attenzione per l'ambiente, per questi ambienti veramente meravigliosi.